Beh, le due cose sono molto legate. Non che la speculazione edilizia sia un fenomeno recente. Un punto fondamentale per fare un passaggio molto vicino debba essere uno sciagurato piano di Veltroni del 2008. È la fine della città pubblica e diventa tutto in mano alla rendita. È la fine del grande sogno che è quello di dare respiro al centro abitato, a fare un rapporto dove la periferia fosse veramente un'alternativa al centro storico. E quello che noi vediamo oggi con Marino, che è la stessa cosa, se non forse peggiore anche in questo primo anno che ha fatto, perché non ha fatto nulla di Veltroni, la cosa incredibile è questa, come dire, che ancora le centralità vengono ancora fatte con la stessa quantità. Si parla ancora di residenze, di costruire residenze senza capire che invece in una città che ha 50.000 persone che cercano case, che non hanno il diritto all'abitare, sono private e hanno però un invenduto vergognoso. Basta fare un salto, Rocca Cencia, Ponte di Nona, ora al di là di tutto quello che rappresentano, tu guardi le infrastrutture. Lì non niente, lì è solo un posto dove vomitare case sempre uguali, che poi magari tieni sfitte perché intanto pure tenendo le sfitte il tuo patrimonio no, non si modifica. E poi con il decreto casa del governo Lupi comunque c'è dei vantaggi perché hai se affitti a determinate condizioni, c'è cioè addirittura ti viene ridotto l'IRPEF del 40%, insomma, come dire, tutto puntato sulla rendita. Noi vorremmo, come dire, stiamo cercando di ipotizzare delle formule e delle forme di un abitare diverso che vorremmo mettere in confronto con il resto della città e con gli altri territori. I fenomeni di degrado cosiddetti che spaccano il quartiere, non avvengono lì dove ci sono degli esperimenti sociali, che sono di ampia natura. Non c'è spaccio, tanto per parlare chiaro, non davanti al Cinema Palazzo, non c'è mai stato spaccio davanti alla Bastianelli quando è stato occupato dall'esperienza di Comunia, non c'è spaccio e degrado nella piazzetta di San Lorenzo quando i cittadini di San Lorenzo sanno riprendersi con le loro iniziative, che sono varie. Mentre, come dire, le occupazioni sono viste in questo momento, molte occupazioni romane sono state viste prima e dopo i vari tsunami, sono state viste come il veleno di questa città. E io penso che molte occupazioni invece sono, in questo veleno ci sia l'antidoto. Cioè perché, come dire, faccio il caso di Comunia, ma anche del Cinema Palazzo, del Valle e altre, rappresentano un'altra cosa, rappresentano una capacità di un abitare differente. A noi ci manca questo, una grande idea collettiva di come vogliamo abitare la metropoli. San Lorenzo nasce verso la fine del secolo dell'Ottocento, fatto dagli stessi operai che le maestranze che hanno costruito la città, dove era presente alcune fabbriche romane, dove ora l'università si è impossessata, come la Pedrina Sciarra, come era un'acciaieria, la vecchia lungo l'area ferroviaria alla fine di Via dei Redi, la Cerere, eccetera. E insieme a questo c'era tutto un indotto. Ecco, tutta questa cosa è durata fino a 20 anni fa. 20 anni fa c'è stata una espulsione, anche, diciamo, dobbiamo dirlo con molto coraggio, non è soltanto un fenomeno di gentrificazione, ma anche un fenomeno di autoespulsione dal quartiere. Molte persone che avevano abitato queste case hanno capito che se ne si sono allontanati di queste case hanno affittato queste case. Appunto, proprio è nato quello che io chiamo il PIL del postoletto, cioè tutti i 400 è come un borsino, il postoletto vale più del metro quadro a San Lorenzo. Le ordinanze sono già, come, sono, ci hanno fallito prima ancora di nascere, già quando il primo giorno si è visto, quindi il proibizionismo non può essere una cosa. Come invocare la presenza della polizia, come hanno fatto gli abitanti di Via degli Ausoni, perché ha dimostrato tutto il controllo, questo è intollerabile. Si è visto benissimo l'esperienza
che citavo di quello che succede il sabato a San Lorenzo sulla Piazzetta è esattamente il contrario, cioè tu ti autocontrolli quando sei capace di progettare il tuo stare insieme.